Massimo, una decima edizione del festival che ti vede anche protagonista. Protagonista, io vengo a raccontare la mia esperienza con la speranza che qualcun altro possa capire che attraverso la bellezza, nei termini più filosofici, si possa creare qualcosa e possa essere da esempio per altri, come lo sono stato per i giovani cuochi, per i volontari in tutti questi anni. Ecco, abbiamo creato in 3 anni un movimento globale. Pensate che Salesforce a San Francisco sta creando una piattaforma a livello mondiale dove inserire tutti i nomi e i contatti delle persone che chiedono di poter fare qualcosa, di essere coinvolti in questo progetto. Pensate che a Londra e a Parigi c'è la lista d'attesa per poter lavorare ai refettori, cioè mai neanche mi sarei aspettato. Cioè, io sogno sempre in grande, no? Sono abituato a sognare in grande perché tanto non costa niente. Però così no, così non me lo sarei mai aspettato. E bisogna un attimo anche dare festival come quello francescano, c'è necessità di farne ancora di più, comunque per sensibilizzare ancora di più su questi temi e non solo. Ma certo, quando si parla di cose positive in un mondo come questo abbiamo bisogno di segnali che siano dei segnali forti, segnali positivi, cioè noi, e quando per la mia esperienza, per la mia cultura, io sono cresciuto in una famiglia, insomma, io facevo il chierichetto, insomma, e poi mi sono allontanato, poi Don Giuliano mi ha recuperato a Milano, nel quartiere greco di Milano, e mi ha riavvicinato alla chiesa, ma non è quello, è più la questione del fatto che, insomma, nel momento in cui tu hai ricevuto tutto nella vita, perché io non posso più chiedere niente dalla vita, è il momento nel quale devi restituire, e restituire significa aiutare a creare, a lasciare qualcosa di un mondo migliore rispetto a quello che hai trovato tu. Un festival francescano dedicato alla bellezza, quindi anche all'arte, e nella tua vita l'arte ha un ruolo principale, direi, oltre alla cucina. L'arte è quello che rende visibile l'invisibile, è il più alto pensiero della natura umana. E gli artisti sono sempre la voce più alta che si alza dall'Italia, da questo paese, questo povero paese. E gli artisti hanno sempre quell'acuto che ci permette di rimanere lì e di essere considerati ancora come uno dei punti di riferimento a livello mondiale, il Made in Italy, come qualcosa di straordinario. Ecco, l'arte ha aiutato tanto perché mi ha aiutato, come diceva Picasso, lui diceva: io disegnavo come Raffaello quando avevo 13 anni e ci ho messo una vita a dipingere come un bambino. Ecco, io sto facendo questo, sto cercando di prendere proprio questo a disposizione. Ho dovuto far vedere a tutti di fare il tortellino come andava fatto per poi dopo poter fare la parte croccante della lasagna, hai capito? Ed essere preso in considerazione, cioè cucinare meglio delle mie nonne, ecco. Quindi questo è la cultura, la conoscenza, la coscienza, il senso di responsabilità, sono 4 passaggi molto importanti. Io dico che alla Francescana noi creiamo cultura, siamo un laboratorio di idee, sviluppiamo conoscenza, andiamo a fare facciamo costantemente ricerca, e da lì questa conoscenza e questa cultura apre la coscienza. La coscienza di aver fatto, di cosa hai fatto, di come l'hai fatto, come l'hai raggiunto, e la coscienza di essere un attimo di più della somma delle tue ricette. E da lì, dalla coscienza al senso di responsabilità, il passo è molto corto. E il senso di responsabilità è tutto questo, sono i miei refettori, sono i nostri refettori, perché sono di tutti, e soprattutto sono dei volontari che sono i veri eroi
di questo progetto, che lavorano ogni giorno, perché il nostro è un progetto culturale, per i volontari è un progetto di carità. Oppure il tortellante con i bambini autistici per tenere viva le tradizioni, le nonne, e quindi dare un futuro ai ragazzi che magari che oggi il futuro non hanno. 30 anni fa una frase importante per l'Emilia e per Bologna, sazia e disperata, se ti ricordi, del cardinale Biffi. È una frase su cui ti chiedo un ragionamento, cioè adesso... Non me lo ricordo. Bologna sazia e disperata, l'Emilia sazia e disperata, cioè con la pancia piena ma in realtà con un senso di urgenza forte. Ti chiedo io, quella di adesso. Io credo che l'Emilia, se usa un'espressione così per l'Emilia, wow, ti guardi intorno, che cos'è? La disperazione non è qua. L'Emilia è sempre stato un posto dove la gente sa che cosa vuol dire stare insieme, sa che cosa vuol dire condividere, è un posto dove la voce si alza alta e molto forte, perché gli emiliani hanno capito che mettere insieme un ingegnere, insieme a un cuoco, insieme a un panettiere, insieme a un bancario, insieme a un dottore, possono urlare e alzare il tono. E quindi credo che non sia il nostro caso. È ancora, credo, l'Emilia una zona veramente felice. Infatti nascono qua le iniziative più interessanti. Viaggiando come faccio io per il mondo, perché nelle ultime 2 settimane sono passato da Londra a San Paolo, di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Parigi, sono a casa oggi, ma domani, dico domani in generale, lunedì, sarò già a New York e poi Los Angeles, quindi tutto questo in 2 settimane. Io vedo delle cose che tocco con mano quello che succede nel mondo. Ecco, allora, una volta che io ho visto un refettorio, appunto riferendomi a questo che dicevi tu, no? È un refettorio a Rio de Janeiro, che è una cosa incredibile. Ho visto degli studenti di Porto Alegre che vogliono fare una rivoluzione pacifica e trasformare un subway, sai cos'è il subway? Sì, certo. Subway in un refettorio, il refettorio di Londra, che non è mai stato così meraviglioso. Ho visto gli U2 che entrano dentro a Parigi inaspettatamente, si mettono a cantare per della gente che non sanno neanche chi siano, e mi sposto a New York e a Los Angeles per andare a scoprire con gli scout che in questo momento stanno lavorando la possibilità di aprire negli Stati Uniti, quindi San Francisco, Harlem. Questo è parte tutto da qua, parte tutto dalla nostra Emilia, quindi vuol dire che c'è ancora, secondo me, nella nostra terra c'è ancora forza, la voglia di fare, la voglia di far vedere al mondo che siamo noi, che siamo ancora qua. Prima parlavi del passo successivo, che è la responsabilità, quindi è stato un discorso di senso di responsabilità. Secondo te ce n'è sempre più bisogno di fronte a questa politica dell'odio urlata, sì, di fronte a queste discriminazioni o attacchi ai diritti civili? Sì, sì. Ma guarda, io ho visto una cosa, dicevo stamattina, penso che stamattina ero a Milano, ho fatto uno speech all'Unicredit, al Palazzo dell'Unicredit, per i manager di Unicredit a livello mondiale, in inglese, perché parlavano tutte le lingue immaginabili e possibili. E ho detto che una delle cose straordinarie che io ho scoperto durante questi anni è stato proprio il fatto che la bellezza, attraverso la bellezza c'è la ricostruzione della dignità umana. Quando dico che non di solo pane si nutre l'uomo, io mi riferisco proprio all'arte, alla design, all'architettura e alla creatività dei cuochi, che tutti insieme, cioè proprio tutta questa gente, io ho tatuato qua, ho No More Excuses di Nannucci,
che ha messo, è un neon di 22 metri che ha messo sul refettorio di Milano. Il giornalista del New York Times, Andrew Jacobs, intervistando due persone senza tetto che erano presenti al refettorio di Rio, rispondono con: vede, è la prima volta nella nostra vita che siamo trattati come esseri umani. Ho chiesto il mio amico di pizzicarmi perché mi sembrava di sognare. Ecco, questa è la bellezza. Una signora anziana a Londra, dopo il primo servizio, ha chiesto il microfono. E allora dice: chef, posso parlare? Certo, perbacco, signora. E lei dice: vede, io sono, questo è il più bel posto in cui io che abbia mai visto nella mia vita. È meraviglioso, era ma pulitissimo, con la luce che entrava, abbiamo cambiato i vetri, prima c'erano i cartoni, adesso c'erano ci sono i vetri, i vetri che fanno passare la luce, no? Abbiamo portato luce proprio, attraverso la bellezza cambia proprio tutto l'isolato. E dice: io, questo posto aiuterà la nostra comunità, a Londra ci sono, nel nostro refettorio, sono praticamente il 99% homeless che vivono nel parco. E adesso io, 92 anni, posso morire felice. Quando ascolti queste cose, cosa vuoi dire? Ti dà solo più forza per continuare a lavorare, per continuare a fare le cose ancora meglio. È questo il discorso. Grazie. Prego. Sì.